Siamo online, Pronto? eccoci con qualche piccolo problemino, ma ce l'abbiamo fatta. Eccoci, buongiorno a tutti con la dottoressa Misa Sandri che ci parlerà oggi di alimentazione. Ciao, saluta che ti vedono tutti quanti. Ciao. Allora, Buongiorno, ciao a tutti, d'accordo. se non la conoscete, lei è abbastanza timida. Penso che mi odierà per sempre per averla costretta, no, costretta, invitata a partecipare a questo video in diretta. E Ciao oggi, Gattinoli, sì. ah, e oggi ci parlerà un pochino di quella che è l'alimentazione del cane. Parleremo di un sacco di cose. Potete partecipare con domande, interventi e niente. E quindi io penso che possiamo partire, anche se ci abbiamo messo un pochino di ritardo per qualche problemino tecnico, ma ce l'abbiamo fatta. Allora, innanzitutto, Misa, come stai? Tutto bene? Sì, emozionata. Emozionata? Ok, Però non perfetto. sono bene. Allora, per far passare l'emozione, raccontaci un attimino come ti è nata la passione per l'alimentazione degli animali. Dai, raccontaci un po'. Beh, gli animali forever, cioè nel senso, io ci sono cresciuta in mezzo, ho deciso di studiare scienze animali per approfondire alcune cose che mi interessavano, insomma, dalla parte di genetica, dalla parte di Passionata. Ok, alimentazione perfetto. e via dicendo. Il mio background in realtà è incentrato sugli animali da reddito, quindi bovini, suini e via, di sistemi di allevamento sostanzialmente. Poi, avendo sempre avuto cani e vissuto con cani, ho cominciato a chiedermi perché ci fosse così tanta, tanta attenzione nell'alimentazione degli animali da reddito e quanta poca, da un certo punto di vista, ce ne fosse sul cane, perché sostanzialmente diversi aspetti della gestione della salute del cane possono passare attraverso l'alimentazione. E fino a un po' di anni fa erano argomenti abbastanza trascurati, diciamo così. Poi ho cominciato ad approfondire l'argomento perché ovviamente l'alimentazione e la nutrizione erano i miei argomenti di lezione, e cominciando a ragionarci su anche per quanto riguarda la valenza che l'alimentazione può avere per i nostri cani in termini di rapporto con noi, cioè non sono animali che vivono fuori in una stalla, sono membri della famiglia, membri Beh del sì, nostro gruppo cambia tutto e quindi con il cane domestico esatto. rispetto all'animale da fattoria, anche come interazione sicuramente. Esatto. Allora, io ti faccio una piccola presentazione perché per chi non la conosce, Misa Sandri è un animal scientist, nutrizionista, nonché la referente per l'alimentazione per l'associazione Abruzzo Canine con cui ci occupiamo di cane da soccorso. E, tra l'altro un'amica, possiamo dirlo, sì, un'amica. Direi di sì. Direi di sì. Allora, una domanda di quelle cattive. Partiamo in maniera brutale. Partiamo così, d'amblè. In cinofilia ci sono una serie di squadre di calcio, diciamo, delle tifoserie sui vari sistemi di alimentazione, su quale può essere il migliore, su quale può essere il peggiore, su cosa si fa, cosa non si fa, cosa bisogna dare al cane. E se uno legge sui vari siti, i vari forum, le varie pagine Facebook, c'è praticamente una guerra, ci si dice le peggiori cose pur di prevalere sull'altro. Mi piacerebbe se potessi elencarmi dalla tua esperienza quali sono queste macro categorie, queste squadre di calcio dell'alimentazione. Squadre di calcio. Allora, Tifoserie. non esiste. Ecco, le tifoserie. No, non esiste il sistema perfetto. In questo, come in tantissimi altri argomenti, insomma, sempre per via del fatto, tra l'altro, che comunque i cani vivono in casa con noi, quindi devono anche riuscire, dobbiamo riuscire a organizzare la logistica anche con loro, no? Avere un cane, averne quattro cambia, che siano in casa, che siano fuori cambia, che siano sani o che siano malati cambia, quindi non è, io per prima
dico che sostanzialmente non esiste, non bisogna fissarsi in determinate cose, in determinati sistemi. Sicuramente il sistema più conosciuto è quello dell'estruso. Estruso sta Escluso per gli per le amici? crocchette, insomma. Ok. Estruso per gli amici sono le crocchette. Estrusione è la tecnologia con cui vengono prodotte, altrimenti chiamato mangime secco sostanzialmente. Un'altra grande macro categoria è sicuramente quella della dieta casalinga, quindi dell'alimentazione casalinga, posto che quando parlo di alimentazione casalinga parlo di una dieta fatta per il singolo soggetto in maniera ragionata, quindi l'alimentazione casalinga, per come la intendo io e per come spero la intendiate anche voi, o comunque dovrebbe essere intesa non come le cose che cadono dal tavolo e gli avanzi della cena finiscono sul tavolo Certo. del cane. Potrebbe anche essere, dipende da che tipo di avanzi sono. Ok? Quindi abbiamo poi la casalinga, l'abbiamo appena detto, poi esiste la barf, che è questa altra grande categoria sostanzialmente che per descriverla molto brevemente. Contiene sostanzialmente alimenti crudi, è un apporto abbastanza relativo di amidi, se non assolutamente assente, dei carboidrati e tendenzialmente organi integratori. Anche qui diciamo che ha una serie di varianti, insomma, e io non le conosco tutte perché non sono un'esperta e non formulo questo tipo di diete. scusatemi. E poi la base, che è il sistema che insomma nel compromesso siamo riusciti a sviluppare in questi anni. Ognuno di loro ha dei pro e dei contro sostanzialmente. L'importante è riuscire a ragionare il meglio possibile per quanto a mio avviso riguarda il nostro tipo di gestione e il nostro tipo di cane. Guarda, Quindi per qualsiasi cosa si usa. mi hai appena anticipato una domanda che ti avrei voluto fare ed è appunto proprio farmi su questi vari sistemi di alimentazione tre pro e tre contro per ognuno, così li valutiamo un attimino. Partiamo dall'estruso, dalle Allora, crocchette, dai. quanti aspetti si possono considerare per lo stesso sistema di alimentazione? Partirei intanto dal fatto che possono essere alimenti completi e bilanciati per il cane e le crocchette, insomma, un buon prodotto secco lo è sicuramente, insomma, sono nate per quello, sono state inventate per quello. Le crocchette hanno di sicuro il non plus ultra del vantaggio della praticità ed è assolutamente non opinabile, cioè non si può metterlo in discussione. Diciamo, possono avere da un certo punto di vista anche dei vantaggi dal punto di vista del costo, per esempio, nel senso che c'è una gamma talmente ampia di offerta che uno veramente può trovare quello che cerca sostanzialmente. In alcune situazioni, alcuni tipi di estruso, e in particolare le diete veterinarie, tendono ad essere prescritte o necessarie per la gestione di particolari tipi di problemi, insomma, non tutti, però per qualcuno sì. Lati negativi, quelli che possono essere i contro, sono quelli che inesorabilmente, essendo un prodotto stabile a temperatura ambiente che contiene ingredienti che come aspetto generale sono molto freschi, in qualche modo devono riuscire a limitare il contenuto di acqua in uscita per fare in modo che non siano, che siano stabili, appunto, che siano conservabili a temperatura ambiente. Questo inesorabilmente ne compromette da un certo punto di vista, anche se non tanto, la digeribilità, perché comunque diciamo, si riesce a far a trovare, come dire, si riesce a mescolare insieme ingredienti che sono molto diversi tra loro in partenza. Pensiamo ad esempio al riso e alla carne fresca, tanto per dire, Sì. e se non altro il fatto che alcuni di loro, per essere digeribili, come il riso per esempio, devono essere tassativamente cotti, quindi subire un trattamento termico, mentre la carne, per quanto riguarda, essendo il cane un carnivoro, ha il massimo della sua digeribilità nel prodotto crudo piuttosto che solo con un blando trattamento termico. Questo processo di produzione comporta inevitabilmente che ci sia una perdita da un certo punto di vista di digeribilità. E un altro aspetto un po' negativo è quello che
per quanto, e non è una critica assolutamente, però non possiamo avere il 100% della certezza del tipo di proteina che stiamo dando al nostro cane, In che senso? nel senso che anche semplicemente per questioni produttive di impiantistica proprio è molto difficile ottenere una pulizia totale 100% di qualsiasi componente proteica prima di passare da una produzione all'altra. E quindi Quindi ormai la scienza, stai grazie, sfatando il il mito del monoproteico in questo momento. monoproteico. La legislazione, peraltro, dopo le recenti osservazioni che sono state fatte in questo senso, ha proibito o ha comunque vietato l'utilizzo di questo termine qui. Infatti, se ci fate caso, negli ultimi mesi sulle confezioni non c'è più scritto monoproteico, perché non, tecnicamente è molto, molto, molto difficile da ottenere, ma proprio per una questione tecnico-produttiva. Quindi se diciamo, se c'è un sospetto piuttosto che una certezza, insomma, di allergia piuttosto che sensibilità o intolleranza nei confronti di una specifica proteina, il test, diciamo, quello che comunque viene consigliato non da me, ma da chi ha fatto questo tipo di studi, è quello di utilizzare la stessa proteina fresca per avere effettivamente la riprova di questo sospetto. Ecco. Quindi diciamo per essere sicuri che il cane è allergico al maiale, Esatto. dargli carne di maiale, se vogliamo essere sicuri che il cane è allergico al E anche al pollo. contrario, nel senso, se so che il mio cane non può mangiare manzo, e questo lo so per certo, ok, dargli Sì. delle crocchette che contengono maiale, che una volta magari si chiamavano monoproteiche piuttosto che con unica fonte di proteina, maiale, non mi mette al sicuro al 100% dal fatto che all'interno di quel prodotto non ci possano essere comunque delle componenti che magari derivano semplicemente dalla produzione precedente, delle componenti antigeniche di manzo, ok? Quindi potrei Ok. avere problemi anche con questo prodotto, non necessariamente perché il problema è il maiale, insomma. Quindi magari ecco, facciamoci un pochino di attenzione a queste cose perché magari uno Sì, pensa che sono le osservazioni da fare. l'allergia sia una materia prima, invece magari è un'altra, magari a un sottoprodotto di lavorazione o a un altro ingrediente rimasto nel calderone. Ecco, parlando di Sì. E barf. poi l'altra cosa, no, No, manca una, vai, ancora, vai, scusami. ne manca una che io in realtà le metto insieme concettualmente, che sono appetibilità e a pagamento, perché spesso e volentieri comunque mi vengono chiesti consigli perché il cane solo le crocchette da sole non le mangia, e quindi lì scatta il meccanismo del ti aggiungo cose. Scatta il meccanismo del magari dell'insorgenza di un problema che non deriva dalla crocchetta in sé, ma deriva da quello che noi siamo costretti ad aggiungere alla ciotola purché il cane mangi. Ecco, scusa, mi E lì si interrompo un innesca un secondo perché qui c'è il meccanismo. commento di Margherita che ha un beagle, prima mangiava crocchette ma non le vuole più, ora mangia pollo e riso e carne macinata. Ecco, parlava proprio di quella cosa che stavi accennando nel commento. Esattamente quello di cui stavamo parlando. E quindi sì, diciamo che questi sono i tre, le crocchette le abbiamo esplicate, no? I 3 più 3, tre crocchette Ok. contro. Vai, andiamo sul cucinato. Vai. Tre Sulla pro. casalinga, Sì, sulla ok? casalinga. Posto che sia fatta ovviamente da una persona che ha le competenze e le capacità per farlo, i pro sono quelli comunque che se è fatta bene riesce ad essere una dieta completa e bilanciata, ok? Quindi questo non ci deve, chiedete, informatevi, ma si fa senza problemi. Un altro pro è che, a differenza dell'esempio che abbiamo fatto prima, in questa situazione qui gli ingredienti sono uno scomposto dall'altro, quindi il riso verrà cotto per conto suo, immagino, piuttosto che la carne verrà lasciata più o meno cruda in funzione di quello che decidiamo di fare, quello che il cane tollera, e questo migliora sicuramente la digeribilità della dieta nel suo complesso. Un altro sicuramente lato positivo è il fatto che abbiamo l'opportunità di sceglierci la carne. E quindi nel caso di intolleranza e allergie possiamo effettivamente controllare al 100% il tipo di proteina che usiamo e poi l'appetibilità, insomma, la signora che ha appena commentato ce l'ha anticipata sostanzialmente, nel senso che è molto più difficile
che un cane non gradisca o non si senta più appagato, anche sazio, da questo tipo di alimentazione, insomma. I contro sono senza dubbio la non praticità, comunque sicuramente, che per una persona che odia cucinare, tipo me, diventerebbe un po'... No, abbiamo fatto, facciamo un esempio a caso, facciamo un esempio a caso. E quindi è sicuramente meno pratica rispetto ad altri sistemi di dieta, ok? Se è fatta male può creare problemi, sicuramente, magari non nel primissimo periodo, e poi, insomma, anche un problema, se vogliamo mettercela così, di conservazione e di reperimento degli ingredienti, nel senso che possono essere, come spesso sono, ingredienti comuni, però... possono esserci anche ingredienti più difficili da reperire, sostanzialmente. Quindi questo rientra un po' nella praticità, però è un lato che va tenuto in considerazione, piuttosto che partire, come dico io, di slancio nel voler fare una casalinga e mantenerla fatta bene la prima settimana, per poi la settimana ho finito l'integratore, non glielo metto, una settimana questa roba qui non avevo avuto tempo di andare a prenderla, non gliela do. Beh, sì. Sono considerazioni da fare prima di pensarci, insomma. Bene, bene. Ecco. Quindi, tocca la BARF. Parlando di BARF, tre pro, tre contro. Allora, digeribilità, sicuramente, tra i pro, perché comunque, come abbiamo detto prima, sono ingredienti freschi che scegliete voi, che sceglie il proprietario, quindi sicuramente una dieta molto digeribile. L'appagamento, appagamento e appetibilità, sicuramente sono tra i suoi pro. Per quanto riguarda la completezza e la rispondenza ai fabbisogni, non sono, penso, sufficientemente preparata, non sono mai andata così tanto tanto nel dettaglio, perché mi occupo di altri, cioè sono un po' più, come dire, in un certo senso anche filosofie, quindi sono modi di vedere un po' diversi, quindi non abbiamo, almeno non mi risulta ci sia uno studio di lungo, sì, sufficientemente lungo periodo. Era quello che volevo chiederti, infatti, se avevi qualche informazione su qualche studio riguardo, no, anche appunto, perché al comunque, sistema di alimentazione. seppur sia discretamente diffusa, insomma, e seppur gli ingredienti siano ingredienti della cucina, insomma, del nostro modo di cibarci abbastanza abitualmente, non è mai stato dal punto di vista scientifico approfondito, nel medio-lungo periodo, se eventualmente ci possono essere delle mancanze o controindicazioni che possono avere delle conseguenze, insomma. I contro possono essere quelli della reperibilità degli ingredienti, dipende, poi anche lì ci sono prodotti già pronti di cui si riesce a capire abbastanza, insomma, se uno decide di farlo veramente in maniera oculata e scegliersi tutti gli ingredienti, per quello che vedo, per come sono fatte mediamente, può diventare un po' complicato, quindi andare a reperire organi, reperire ossa e via dicendo. Le ossa possono rappresentare un altro non è un difetto, possono rappresentare una criticità, nel senso che non tutti i cani sanno bene come mangiarle, e non tutti, non l'intestino di non tutti i cani riesce a tollerarle bene, insomma. Stesso vale anche per gli organi che ci vengono normalmente inseriti, insomma. E Ok. la praticità che come per la casalinga, d'altra parte, non è, cioè, se confronta con il mangime secco, cioè, ce n'è, Non c'è paragone. non è, semplicemente non è Assolutamente. confrontabile. Esatto. Assolutamente. Una domanda, dato che si parla di barf, è una di quelle cose che chiedono tutte quante le sciure Marie, ma il cane che mangia carne cruda impazzisce di solito, per tua esperienza? Dimmi un po'. Amen. No. Il cane che mangia carne cruda può essere che impazzisca per la felicità, se Ok. vogliamo vederla così. Okay?
Questa non è una considerazione sanitaria, è proprio nel senso che poi da qui, quando si parla di cane che mangia carne cruda e impazzisce, non vuol dire che tutto tassativamente, tutti i cani possono mangiare tutti i tipi di carne cruda. Però era, penso che questo fosse un altro argomento, no? Sì, no, questa è una di quelle cose che, Io un evergreen, di quelle cose che tornano sempre, che ogni tanto viene l'aggressività chiesta. direi che potremmo chiamarla. No, dico quell'aggressività direi che potremmo chiamarla un'alta motivazione. Sì, assolutamente. Mentre siamo alla base, parliamo un po' di base, pro e contro. Pro e contro. Allora, tra i pro possiamo mettere la scelta della carne, se non altro, ok? Quindi il fatto che comunque la carne, che è insomma l'ingrediente principale, viene scelta dal proprietario, quindi si mette diciamo, nella categoria da questo punto di vista della barf e della casalinga, perché non contiene proteina animale. E un altro pro può essere quello che comunque, avendo un background scientifico, insomma, abbastanza approfondito, è fatta per essere bilanciata e completa secondo le indicazioni della comunità scientifica internazionale, insomma, degli enti che si occupano di questo. E l'altro vantaggio potrebbe essere che ha una praticità intermedia, nel senso, sicuramente, come abbiamo detto, non esiste niente di più comodo delle crocchette. Però è un tipo di gestione più semplice rispetto a quello di una dieta casalinga, sicuramente, insomma. I contro possono essere quelli che comunque all'interno di essa ci possono essere degli ingredienti che il singolo soggetto non tollera, questo, e che non si possono escludere oggettivamente perché sono comunque Assolutamente. mescolati fra di loro. Esatto. Che comunque non è. Cioè poi dipende sempre da con che cosa lo si paragona, non è un sistema di alimentazione che possa essere definito il più economico in assoluto, però d'altra parte anche con la casalinga e anche con la barf, in funzione di quanto uno decide di investire o di che cosa il suo cane necessita, ovviamente ci sono ingredienti che possono costare di più o di meno. E poi comunque la praticità che può essere un pro e un contro in determinate situazioni, nel senso che comunque se uno si sposta e deve andare in viaggio, esattamente come la casalinga e come la barf, bisogna organizzarsi in questo senso, insomma, sostanzialmente. Allora, due domande che sono arrivate da chi sta seguendo la diretta. Flori chiedeva se si sospetta un'allergia alimentare alle crocchette, come consiglia di procedere? Lei dice di avere un bulldog americano di 8 mesi. Allora, l'allergia alle crocchette, cioè è un termine, sì, capisco che cosa intende, però d'altra parte sono, tra virgolette, costretta a puntualizzare. No, l'allergia alle crocchette è un termine un po' scorretto, nel senso che l'allergia di per sé è un problema che coinvolge il sistema immunitario in maniera molto ampia, quindi è presumibilmente un termine scorretto in questa situazione. E preferisco chiamarle sensibilizzazioni piuttosto che intolleranze, piuttosto che difficoltà digestive specifiche. E come ci si muove? Rivolgendosi intanto al proprio veterinario per capire qual è il problema, cioè per eventualmente gestire il problema che nel frattempo il cucciolo può aver sviluppato, e poi togliendo le crocchette, è l'unico modo per farlo. Si può fare una prova veloce, diciamo così, cercando appunto tra le alternative che abbiamo menzionato finora, anche se bulldog americano a 8 mesi è già abbastanza grandicello, quindi se dobbiamo fare, in funzione del tipo di sintomo specifico, ovviamente, un test, si può anche fare abbastanza rapidamente, tanto per verificarne i primi effetti, posto che poi, quando si sceglierà il sistema di alimentazione preferito, va messo a punto da una persona che abbia sempre le competenze per farlo, insomma. Ok, altra Però domanda. innanzitutto Dimmi. la gestione va, cioè il problema va è riferito innanzitutto al veterinario curante, perché è ovviamente la Assolutamente, persona più assolutamente. indicata, certo. Una considerazione che hanno fatto sempre sui commenti sull'apparato digerente del cane simile a quello del lupo, perché non prendere in considerazione l'alimentazione di esso che esclude integratori se non derivati da ciò che la natura offre a base officinale? Che sono anche l'alimentazione delle stesse prede.
Perché il cane non è un lupo. Ok, Siamo poi sicuri, direi. in maniera abbastanza, Sufficiente. sì, sufficiente, sufficiente, abbastanza. Okay. Allora, una cosa, siccome di crocchette ne sappiamo tutti tantissimo e abbiamo una bibliografia di documentazione, dépliant, brochure, penso ognuno di noi avrà almeno una decina di fogliettini a casa di ogni ditta, di ogni marca. Di Bart se ne parla tanto, di cucinato l'abbiamo descritto, la base non penso la conoscano tutti, se magari ce ne vuoi parlare un attimo, così per far capire di cosa stiamo parlando, perché... È un sistema di alimentazione, sostanzialmente, è un'alternativa, un altro sistema di alimentazione da mettere eventualmente sul piatto insieme agli altri che abbiamo visto fino adesso. È un sistema in cui la carne che viene acquistata dal proprietario, scelta e acquistata dal proprietario sulla base di N motivi sostanzialmente, viene completata appunto, da una base che contiene gli ingredienti che normalmente sono presenti in una dieta casalinga tradizionale, sostanzialmente, che però sono dosati per essere appunto complementari alla carne, integrati con le vitamine e minerali che servono. E sostanzialmente diciamo che hanno subito un trattamento termico adeguato negli singoli ingredienti, ovvero sia in cui vitamine e minerali non hanno subito trattamenti termici per non alterarne le caratteristiche sostanzialmente. Questo è un po' un compromesso, un sistema di alimentazione che si mette un po' in mezzo dal punto di vista, come abbiamo visto prima, tra una crocchetta e un sistema, cioè un'alimentazione decisamente più complicata, meno pratica, più che complicata, come la cucina casalinga. Da un punto di vista digestivo è più simile sicuramente a una casalinga, se non altro per il fatto che almeno il 70% della dieta è la carne che compra il proprietario. Ottimo, no, ti ho chiesto questa precisazione perché magari chi frequenta il mio centro, chi è collegato, che fa ricerca con i cani, noi utilizziamo tantissimo con i cani da soccorso, la base, quindi noi la conosciamo abbastanza bene, abbiamo una discreta esperienza, però diciamo anche che qui in Abruzzo, ma anche diciamo, non solo in Abruzzo, non è che sia così, non è che se ne parli così tanto, quindi... Magari qualcuno dice, ma di che stanno parlando questi? Parlano, parlano Giustamente. e poi non sanno di cosa stiamo parlando. Tornando sempre alle alimentazioni, qualche falso mito delle alimentazioni, ti aggiungerei anche una domanda che ha fatto Serena, che riguarda un pochino la base, ma riguarda un pochino, penso, tutti i sistemi di alimentazione. Che chiede se essendo un semi-morbido, se un semi-umido, può avere come contro un maggior deposito di tartaro rispetto alle crocchette. Parliamo No, del mito mi delle stai ripetendo la crocchette. domanda? Parliamo del mito che le Mi stai ripetendo la crocchette domanda? Ah, puliscono i denti. Parliamo di questa cosa. La crocchetta è buona perché pulisce il dente. Allora, numero uno, no, è un consiglio spassionato, per favore, se dovete dare crocchette al cane, non sceglietele perché puliscono i denti. Cioè, nel senso, ci sono Mille motivi. almeno altri 5, 6 per scegliere una crocchetta che faccia al caso del nostro cane, ma per ultimo, cioè non lo considererei proprio quell'aspetto lì. Eventualmente potrebbe venire collateralmente, anche se in realtà anche no. Potrebbe avere senso se un'attività abrasiva, quindi un'attività di contatto fisico tra la crocchetta e il dente nel momento in cui il cane mastica le crocchette. Io non so quanti dei vostri cani mastichino le crocchette. Io ho sempre avuto Labrador, quindi vi dirò che non. Cioè, Aspirano. nel senso, non ho mai avuto cani che masticano le crocchette. E anche perché in realtà, giustamente, esiste la parte una buona parte del grasso contenuto è sostanzialmente sulla parte esterna della crocchetta, no? Che è quello che vi trovate un po' sulle dita quando la Sì. toccate. Che essendo un alimento molto molto secco, ovviamente nel momento in cui entra nella bocca del cane, la prima superficie diversa da sé che trova è un ottimo posto dove potersi spostare, insomma. Quindi no, non sono nate per quello, peraltro, quindi siamo noi che poi progressivamente abbiamo attribuito
capacità alle crocchette, però hanno una serie di altri vantaggi, però per favore non prendetele per quel motivo lì, perché non... Ok, qualche altro falso mito. Abbiamo parlato della carne che rende i cani aggressivi, abbiamo parlato della carne cruda che rende il cane aggressivo, abbiamo parlato della crocchetta abrasiva. Altri falsi miti sull'alimentazione del cane? Sicuramente ce n'è una collezione. Esiste un mangime, un alimento perfetto per tutti i cani? No. Ok. Noi. Non, cioè, mi sta bene la regola dell'utilizzare, insomma, per scelta o per comodità, lo stesso prodotto in tanti animali, però non è una regola che può valere nella maniera più assoluta. Non fatevi, almeno il consiglio che do spesso è: non abbiate paura di cambiare con buon senso, possibilmente, alimentazione al vostro cane, perché se il mio vicino di casa usa quelle crocchette lì, devono andare bene per forza anche per il mio cane. Non è assolutamente vero, come non necessariamente le crocchette possono andare bene, come non necessariamente una dieta casalinga o una barfa possono andare bene per tutti i cani. Quindi questo è sicuramente un altro mito. Un altro grosso mito è quello per il quale i cani non digeriscono gli amidi. Mi fa un Ah, sacco ecco, ridere questa anche cosa. quella si sente spesso, si sente. Abbiamo, voglio dire, non abbiamo lesinato sulle componenti amilace negli ultimi 30 anni nelle crocchette, ok? Quindi io poi sono un po' estremista nelle battute, però d'altra parte siamo chiusi in casa in quarantena, posso anche fare una battuta. E quindi quello che dico sempre è che se i cani non digerissero gli amidi si sarebbero estinti 30 anni fa, perché 30 anni fa si usavano solo ed esclusivamente crocchette che non erano evolute come quelle del giorno d'oggi, quindi se effettivamente non avessero avuto il gene dell'amilasi non ce li avremmo più come compagni di vita se non le digerissero. Questo non vuol dire che debbano mangiare pannocchie, ok? Questo vuol Ok, dire che è un falso mito, come tante altre cose, insomma. un'altra cosa importante, una domanda interessante che hanno fatto è se un cane sportivo ha bisogno di integrazioni particolari nella dieta. Ha fatto anche le virgolette, c'è nel testo, dici. Dipende da che tipo di sport fa, per esempio. Sì, in linea di massima non è una cattiva idea, però è tutto subordinato al tipo di sport che fa. Mi spiego meglio. Un cane che fa obedience, io faccio obedience, quindi non ho niente praticamente contro l'obedience, non è assimilabile a un cane come un cane da slitta che si fa 10, 15, 20 km di corsa al giorno, ok? Come non è confrontabile con un cane che invece fa agility, in cui il tipo di attività, il tipo di sport, il tipo di metabolismo durante lo sport sono molto diversi. Quindi se è un cane che fa, se attività fisica in questo contesto qui mi rappresenta scusate, attività sportiva mi rappresenta un'attività fisica, perché no? In funzione del tipo di attività fisica e del tipo di sforzo che fa, si cercano delle integrazioni che facciano più, e magari anche al tipo di cane, ovviamente, si cerca l'integrazione che faccia più Assolutamente, caso suo. assolutamente. Ah, un'altra cosa che ti volevo chiedere, perché anche qui si apre un finimondo. Negli Deve ultimi, essere una brutta domanda questa, ter terribile, continua. terribile. Una cosa che mi hanno chiesto anche alcuni clienti, perché nell'ultima settimana sono ritornate fuori degli studi che riguardano la relazione fra la quantità di proteine data al cane e l'aggressività del cane. Ne sai qualcosa? È diciamo, un'idea che si porta avanti da un bel po' di anni. Dal punto di vista scientifico, che mi risulti, c'è una sola pubblicazione a disposizione in questo senso. Non me la sento assolutamente di fare una relazione diretta, perché sono convinta che non ci sia. Io personalmente sono convinta che non ci sia. Quello che dal punto di vista, diciamo così, scientifico, biologico, ci sono troppe variabili.
da considerare per poter fare un'affermazione del genere. Cioè, nel senso, una domanda banale, ok? Il cane che, se questi cani che dovessero diventare più aggressivi, si scoprisse che mangiano più proteina rispetto a prima, cosa mangiavano prima? Cioè, ci sono troppe, troppissime cose per poter. E soprattutto, a mio avviso, penso che le basi dell'aggressività del cane vadano cercate prima che nell'alimentazione e in tante altre cose, insomma, dalla gestione della Ottimo, giornata. sono completamente d'accordo. Aspetta, vorrei vedere. Anche perché io lo dico tanto per informazione, per chi sta seguendo, i miei cani mangiano carne cruda ormai da 4-5 anni, tanto che ci conosciamo un bel po'. da quel tempo continuano a fare attività negli Sei asili, ancora negli vivo? asili nidi. Io sono ancora vivo, i cani continuano a fare attività con bambini e con il pubblico, lavorano nel soccorso, quindi sono tutt'altro che cani aggressivi o pericolosi. Mentre l'Apo Elkan ci chiedeva: nell'alimentazione del cane è consigliata la variabilità, o meglio continuare sempre con la stessa dieta, ma penso che è una cosa che tratteremo fra poco, immagino, giusto? È una domanda trabocchetto. No, sì, una domanda trabocchetto. Allora, fammi ti Ma le chiedere, rispondo dopo, quindi sì, tranquillo. rispondiamo dopo, perché tanto sicuramente fra un po' lo Va bene. tratteremo questo Vai. argomento, ne sono più che sicuro, anche perché te ne faccio le domande, quindi so benissimo quello che ti sto per chiedere. Volevo solo anticiparlo, così, perché è arrivata la domanda, è Lapo, che immagino che non sia il tuo nome, ma a breve tratteremo anche questo argomento. Ah, una domanda interessante invece di Elena è: quando ci sono problemi congeniti che portano alla pancreatite, come ci si deve comportare con i grassi? Bam! Bam! E dipende dal problema. Cioè, problema congenito al pancreas può voler dire un tot di cose e quindi dipende dalla condizione clinica. È chiaro che in un cane che abbia delle problematiche al pancreas, i grassi sono da tenere assolutamente sott'occhio. Ci sono diversi tipi di grassi. E anche semplicemente la differenza che ci può essere tra un olio di cocco e un olio di girasole è un pezzo di grasso di manzo sostanzialmente. Chiaramente, tendenzialmente si tende a tenerli molto sotto controllo dal punto di vista delle quantità, su questo non ci piove. Ed eventualmente, però, esistono anche, e sicuramente il veterinario in questo è la persona più indicata, esistono anche integrazioni enzimatiche che possono comunque favorire o comunque supportare l'aspetto digestivo in questo senso. È sicuramente diciamo il nutriente un po' da tenere sotto la lente di ingrandimento in un cane che ha questo tipo di problema, sicuramente. Ok, mentre altra domanda interessantissima riguardo alle carni, uova crude. Il gioco vale la candela, mi riferisco ai rischi microbiologici e parassitari, nonché le potenziali zoonosi all'echinococcosi. Complimenti, bella domanda. Allora, io personalmente crude uso solo le carni rosse, previo congelamento. Io personalmente e di conseguenza quello che consiglio ai miei clienti e quello che consiglio in generale, le carni bianche, tipo il tacchino e il pollo, io preferisco subiscano un trattamento termico. Che non è cottura, ok? Questa è una cosa importante perché se ci approcciamo dal punto di vista igienico-sanitario, quello che ci serve spesso e volentieri è un trattamento termico, che non vuol dire cuocere necessariamente la carne a tutto spessore, ok? E per via anche di questi problemi qua, appunto, il congelamento poi delle diverse carni, sia che le carni rosse che delle carni bianche, perché decide di usarle crude. Dovrebbe essere, diciamo, durare abbastanza per riuscire a comunque gestire i principali parassiti, termine di settimane. E nel caso delle carni bianche, io consiglio comunque il trattamento termico, appunto, per abbattere eventuali patogeni, e lo stesso vale per le uova, nel senso che, almeno personalmente, seppur possono essere contaminanti di superficie. Io preferisco metterle in padella o comunque applicare un trattamento termico che magari mi mantenga più
più cruda la parte interna. Parliamo anche del bianco dell'uovo, che magari crudo non è proprio il massimo. Ecco. Sì, in realtà io cioè, se ne parla di più per questo composto antinutrizionale, insomma, è un interferente con l'assorbimento della vitamina A. In realtà a me io preferisco parlare da un punto di vista sanitario, nel senso che prima che un cane oggettivamente possa manifestare una carenza di vitamina A, dovrebbe mangiare non so quante uova per non so quanto tempo. Insomma, nessuno ci ha mai provato, per fortuna. E quindi sì, nel momento in cui appunto si applica un trattamento termico, seppur non totale, quindi seppur non si aggiunga una cottura completa, direi che il problema è, cioè il rischio è gestito in maniera eccellente. Ok, fammiti dire una cosa, Andy, più che a te la volevo dire a chi sta seguendo, perché dato che tutti quanti chiedono un po' di consulenze nutrizionali, li avvisiamo di quello che sta per succedere, perché in realtà doveva già essere successo, ma a breve ci sarà il nuovo sito della Nutrigenet, dove si potranno chiedere anche delle consulenze nutrizionali e alimentari. Vero? Ok, Bella lettera ottimo. ciclopica, no, ci speravo perché no, mi fa piacere perché al di là di tutto, insomma, penso che ci possano, cioè, penso che ci siano tante informazioni utili, a prescindere, cioè nel senso che sia sarà affrontato l'aspetto dell'alimentazione per il cane, non solo del cane, quindi che cosa ne pensa lui? Questa è la parte, diciamo il filone un po' che mi è interessato negli ultimi anni, quindi al di là del puro bilanciamento della dieta, della completezza della dieta, che cosa rappresenta per lui? Il momento del pasto, il momento della condivisione con voi, il momento di quando voi gli mettete giù la ciotola e anche il momento del mentre voi gli preparate la ciotola. Quindi penso che, insomma, spero Esatto. che sarà utile a prescindere, Sì, che ci saranno informazioni utili a io ho prescindere. visto qualcosina e ho visto che sarà una cosa veramente meravigliosa. Volevo anticiparlo perché tanto penso che a giorni sarà fuori. E magari mettiamo il link, anzi, Speriamo. vediamo se con i vari problemi tecnici, vediamo se riesco anche a piazzare il link, perché l'avevo preparato. Il link, vediamo un Abbiamo po'. questo sabato nero ci sta Tac! favorendo. Ho messo anche il link, ce l'ho fatta, questa ha Mamma. funzionato. Ci abbiamo messo Adesso verrà arrivo. 2 ore per piazzare i microfoni e per far sentire un audio decente, ma il link è uscito benissimo, eh? Almeno questa è andata. Allora, una cosa, Questo è un positivo, ecco. Vai. è cambiato l'URL, è cambiata. L'indirizzo? No. Ah, ok. L'indirizzo è sempre quello, tra No, qualche giorno ci perché ho sarà capito che il... se lo si visualizza adesso c'è quello vecchio, tutto lì. Sì. E Quando sarà online il nuovo, si visualizzerà il nuovo. informeremo tutti di questo, perché è veramente una cosa meravigliosa. Una cosa che volevo chiederti, dato che la situazione attuale è quella che siamo tutti quanti in casa, intanto io ringrazio tutti quanti quelli che stanno partecipando, che siete a casa senza fare niente, Altrettanto. sicuramente non Anche io. di vostra spontanea volontà, ma la situazione attualmente è questa. E quanto questa situazione può impattare sullo stile di vita dei nostri cani? È non poco, ma ve ne sarete già accorti tutti, immagino. Ci pensavo anche un po' per cercare di dare un quadro generale, magari alle persone che hanno notato dei cambiamenti e sicuramente se li aspettavano, ma che magari non riescono a inquadrarli. A mio avviso, le modifiche principali, cioè gli impatti principali, sono a 3 livelli: la routine. Quindi la routine del cane, essendo un animale estremamente abitudinario, il fatto di ritrovarsi all'improvviso tutta la famiglia in casa H24, sicuramente li ha un po' spiazzati. Il livello di attività fisica, che magari prima facevano in maniera molto intensa, e adesso per forza di cose viene limitato all'espletazione dei bisogni o poco più, insomma, e di conseguenza. Una modifica non indifferente nei fabbisogni energetici, non tanto quelli basali, perché quelli si mantengono comunque, quanto quelli che noi osservavamo prima, perché se abbiamo un cane che sistematicamente tutti i giorni usciva 1 ora o 2 a correre, anche se in momenti diversi della giornata, noi eravamo
orientati a quel tipo di fabbisogni lì, però quei fabbisogni lì erano i fabbisogni basali più i fabbisogni per l'attività. Adesso, se il cane sta in casa tutto il giorno e scende solo a far pipì, in sostanza, i fabbisogni per l'attività devono Sì. essere decurtati, cioè devono, dovrebbero, Andrebbero. e se no lo metterete a dieta quando usciamo, quando finirà la quarantena, insomma, non è un Ci problema. troveremo con Ci metteremo tutti a quintali di dieta quando botole. Sì, finisce. assolutamente, assolutamente. Esatto, Io ci sto facendo metteremo schifo tutti in a dieta. questi giorni, senza dignità. Ma lo so. Fammi chiedere una cosa. Hai preparato qualcosina, immagino. Hai detto che qualcosina da farci vedere. Allora, vediamo se riesco a mostrarlo. Ho preparato tutta questa roba qua. Perché dobbiamo fargli passare il tempo noi, i nostri cani. Assolutamente d'accordo. Ok? Allora, con cibo, senza cibo, con gioco, senza gioco. Io mi occupo basicamente. E cose utili, che cosa possiamo utilizzare? Giochi, sì, cibo anche. Magari potrebbero essere nuove esperienze un po' per tutti, nel senso, se non ci avete mai pensato a che cosa il cane può o non può mangiare, meglio così. Allora, Ah, tra preparati. l'altro, Ah, commento di ho le Virginia. verdure che ho trovato al supermercato, perché le zucchine, di zucchine non ce n'erano più, per esempio, però fate finta che ci sia anche la zucchina. Le carote, tutto quello che c'è qui, i cani lo possono mangiare Ah, ok, sostanzialmente. vai, vai. Anche l'arancia, ok? Senza la buccia. Anche l'arancia senza la buccia, e quello che ci tenevo a farvi notare è la differenza fra questa, che è una sardina essiccata, ok? Finocchio, sedano, bieta. Ecco, adesso il mio cane, quando ho nominato sardina, si è attivato. Vabbè, Allora, cuore di questi Labrador. sono, eccezione fatta per la, esatto, eccezione fatta per la sardina. Sì, ma lei si mangia anche il sedano e la carota, così come se non preoccupare, cioè non si formalizza. Eccezione fatta per la sardina, che è un pesce bianco. Dopo te lo do, scusate, hai due. Invasione di campo. Che è un pesce abbastanza grasso in partenza e che quindi quando viene essiccato perde l'acqua che ha e quindi e i grassi si concentrano ancora di più. Benissimo, io le uso le sardine essiccate così, però fate caso alla quantità, cioè è una quantità di grasso non indifferente. Sì, toh, ti do sta sardina, così magari poi vai a fare qualcos'altro. Vai. E gli altri sono degli ottimi ingredienti un po' per passare il tempo. Sostanzialmente la bieta è l'unica che deve essere cotta, perché ovviamente così cruda non gliela si può dare, però il finocchio, il sedano e la carota possono anche essere offerti al cane a pezzetti crudi, ok? Quindi un pezzo di carota dimensionato alle dimensioni del cane, passando per le dimensioni del cane, può diventare un buon passatempo, uno sgranocchietto, e un alimento curioso, insomma, per il cane. Lo stesso vale per il finocchio. Anche il finocchio può essere tagliato a spicchi, potete tagliare un pezzetto e lasciare che non sporcano per terra. Questo è un altro grosso vantaggio, visto che dobbiamo stare così attenti a quello che viene Assolutamente, fuori dalle zucchine. assolutamente. Ok? E quindi osservatelo, potrebbe essere carino, lasciate che se lo studi, cioè non considerate gli alimenti, considerate i passatempi in questo momento qui. Quindi non obbligate a mangiarlo, magari semplicemente lui se lo porta in giro, ci gioca un po', poi lo molla lì, poi se lo studia, poi se lo mangia, ma intanto lui ha occupato del tempo e voi anche, perché siete, sarete stati lì a guardarlo tutto il tempo, quindi l'avrete occupato anche voi, sicuramente. Tutte le cose che vi ho mostrato hanno una quantità di chilocalorie molto ridotta, quindi sono, a parte le sardine ovviamente, quindi sono delle buone zavorre, diciamo così, insomma, passatempi barra zavorre barra riempitivi, anzi se ne mangiassimo di più anche noi non sarebbe male. E anche le Assolutamente. arance sono un buon alimento, ovviamente, mi raccomando, quantità e buon senso, cioè se il vostro cane non ha mai mangiato niente fresco, non dategli un finocchio intero, perché sennò dovete fargli la giustificazione per uscire di casa, poi, ok? Cioè, quantità e buon senso, pezzettino. Assolutamente, assolutamente.
Altre, anche il sedano, poi diciamo che tra le frutte gli agrumi sono una categoria un po' particolare, nel senso che hanno questo gusto un po' asprigno, per cui a tanti cani piacciono tanto, magari ad altri no, però è sempre un passatempo. Tanti, lei ad esempio che ha finito di mangiarsi la sardina, va fuori in testa per le arance, per esempio, a sua madre non Ok. piaceva. Quindi, però sappiate che potete darglieli senza grossi timori. Ok, una domanda. Sempre per il discorso frutta, spesso ci si fa il problema degli zuccheri nella frutta, possono avere Come tutto, qualche poi attenzione, è sempre ecco. una questione di quantità. Sì, è sempre una questione di quantità, quindi cercare magari di limitare, di non abusarne, soprattutto adesso che siamo chiusi in casa, anche perché comunque sono zuccheri semplici, quindi hanno un indice di glicemico abbastanza alto, insomma, anche per un animale carnivoro come il cane, ecco. Un pezzettino non è mai morto nessuno, un pezzettino di banana con la buccia che per caso si mangia o che per caso capisce come si sbuccia, è un esercizio carinissimo da fare in casa. Ottimo, ottimo. Comunque sì. Cioè, finché un cane di 20 kg non si mangia 2 mele al giorno, e vi assicuro che esistono, direi che rischi, grossi, grossi rischi non ce n'è, insomma. Ottimo, ottimo. Altra cosa che ti volevo chiedere, perché dato che hai fatto vedere tantissimi cibi diversi, hai parlato un pochino dell'esperienza che il cane può fare nel mangiarli, nello scoprirli, nel capire il gusto. Parlavi prima dell'arancia, che ad alcuni piace, ad alcuni quel sapore un pochino aspro può dare fastidio. Diciamo, il cibo può essere vissuto anche come un'esperienza, non solamente come Tantissimo. un alimento dal punto di vista nutrizionale. Questo assolutamente è proprio sono le cose a cui sto pensando, insomma, da qualche anno, quindi sono passato un po' a un altro punto di vista della stessa cosa, quindi un altro punto di vista dell'alimentazione. Non ci pensiamo spesso, però due cose ci tengo a sottolineare. Uno, il primo che qualsiasi cosa noi mangiamo, loro la vogliono, anche se magari Assolutamente. non gli piacerebbe, Ma ok? poi magari la Cioè, se io sputano. sto mangiando un mandarino, la voglio solo perché la stai mangiando tu. Perché cioè, l'idea per il cane che il mio gruppo condivida con me quello che mangia, penso che sia una delle cose più impattanti dal punto di vista emotivo, cioè penso che lo renda veramente felice ed è una bella esperienza, quindi senza andare a interferire con la ciotola, quindi con i suoi pasti principali, però la merenda, lo snack, abbiamo visto le cose che possiamo mangiare sia noi che loro. Quindi questo può essere sicuramente un ottimo momento di condivisione, visto che dobbiamo stare in casa. Guarda, E io il mio anche Rottweiler che hai comunque. conosciuto, non so se te l'ho raccontato, odia le banane, ma gli fanno veramente schifo. Però nel momento in cui le sto mangiando io, sono la cosa più buona del mondo. È lì che Esatto. inizia a sbavare, e io qualche volta me lo sono anche fatto il problema. Vabbè, mi stai facendo veramente pena, adesso un pezzettino, mi alzo e te lo vengo a portare. E E lo poi la metterei in bocca, mangia? puh! Schifo, no, perché io so benissimo che gli fa schifo, però capito, c'è sempre quella ti guardano con Sì, quell'espressione è di proprio ma che cos'è quella roba che hai così condivisione. buona, dammela, e poi niente, schifo, Esatto. odio. La riprova è provare ad ammirare o a fare le moine a un pezzo di tovagliolo di carta, okay? Che improvvisamente potrebbe diventare l'alimento più buono del mondo per il vostro cane, cioè nel senso solo perché voi state facendo pensare al cane che sia una cosa estremamente Ecco, qua buona, cioè mi vengono in mente un milione di problemi comportamentali legati a queste cose adesso. A posto. mamma mia, via via via. Passiamo oltre, passiamo oltre. Allora, oltre all'esperienza esterna, dato che parliamo di alimentazione, questi cibi, questa varietà di cibi, Bello. perché torniamo anche alla domanda che ci avevano fatto anche prima, non ricordo perché devo andare a trovare il commento, ma questa variabilità di alimenti, come la vive il cane?
Contento? Lui Contento? Ok. sicuramente. Lui sicuramente. No, io sono. Non mi dispiace, ovviamente stiamo parlando di cani sani, Sì. okay? Quindi non, di sicuro non mi riferisco a situazioni problematiche che non conosco perché non so chi ci sta ascoltando. Non ho niente in contrario a variare la dieta del cane, qualsiasi tipo il suo, qualsiasi sia il suo sistema di alimentazione, anche con le crocchette, okay? Perché comunque previene, a mio avviso, quelli che io chiamo magari fenomeni di accumulo, cioè al di là del fatto di stancare il cane che tutti i giorni per tutta la vita deve mangiare la stessa cosa e lo trovo un po' noiosetto, insomma, però può eventualmente prevenire. Venire anche il manifestarsi di alcune situazioni semplicemente che derivano dal cronicizzarsi magari di cose non perfettamente digerite, insomma, per quanto riguarda gli alimenti Ottimo. secchi. Queste cose qui in più, queste verdure, queste frutte in più di cui stiamo parlando adesso sono alimenti freschi e quindi hanno un'attività, e soprattutto sono frutte e verdure che hanno un'attività dal punto di vista biologico interessante, soprattutto a livello intestinale, soprattutto a livello di microbioma, perché sono degli ottimi alimenti e degli ottimi ingredienti per farlo Ok, crescere, per i quindi non è addetti ai sano, è lavori, giusto. cos'è il microbioma? What is Ex it? flora batterica. Ex flora batterica, una volta si chiamava così, adesso essendo per la gran parte e in maggioranza batteri, dal punto di vista proprio zoologico non ci possono stare nella flora perché non sono vegetali ma sono animali. E quindi da quando soprattutto poi si sono sviluppate le tecnologie per studiarlo meglio, gli si è dato questo nuovo nome più corretto, sicuramente più corretto. Quindi sono i batteruzzi, ecco. Batteruzzi. La flora E come se la batterica. vivono i batteruzzi questo inserimento di alimenti? Bene. Di solito se la vivono bene, non esagerate, ok? Cioè, fate anche caso, vi faccio l'esempio stupido, se Francesco stesse parlando del suo cane, quanto pesa il tuo Il cane? mio, sono 50 kg di morbidezza. Perfetto. Se Francesco dà una carota intera al suo cane o mezzo finocchio al suo cane oggi e il cane di Francesco mangia già fresco, ok? Voi se avete un cane di 10 kg a casa che mangia crocchette, non dategli una carota intera, ok? Cioè gli darete Ok. in proporzione, in proporzione una cosa che possa essere adeguata al suo peso, soprattutto se non ne ha mai provati quegli alimenti lì. Però in linea di massima gli alimenti freschi e soprattutto la componente di carboidrati della fibra, quindi la componente indigeribile tra i carboidrati delle verdure, della frutta, sono il loro nutrimento principale. Quindi sicuramente fa loro bene, ovviamente devono avere modo di conoscerla, di conoscerle. Quindi provate con delle quantità ridotte e magari verificando la risposta del singolo ingrediente che gli date, del singolo alimento che gli date, insomma, Quindi soprattutto se il tuo non consiglio siano è abituati. di iniziare con moderazione all'esperienza, quindi piccole quantità e per Assolutamente, gradi. assolutamente. Allora, beh, non anticipo una cosa perché se magari qualcuno proverà a farlo, poi potrebbe rimanersi un po' stupito. La carota cruda sono pochi cani che riescono a digerirla, ok? Quindi se gliene date un Sì. pezzo e lui se lo sgranocchierà, come gliel'avrete dato, lo raccoglierete. È normale che sia così, ok? Quindi non spaventatevi, sono carnivori, quindi non sono abili come noi a digerire i carboidrati, ok? Soprattutto quelli non digeribili come la fibra, e soprattutto quelli crudi, ok? Assolutamente, Quindi fatelo assolutamente. con moderazione. Perfetto, io penso che E, abbiamo. ma e tutti questi giochi? Cosa me li hai fatti preparare a far cosa? Ah, ok, Dimmi, giochi, dimmi. giochi. Giochi. Eh no, adesso dobbiamo stare chiusi in casa, allora preparati i giochi. Facciamo giochi. Questa sono un po' una via di mezzo, nel senso piuttosto che rimpinzare il cane di cibo tutto il giorno per farlo stare buono, piuttosto che dargli cose tipo questo che lo conoscete già, che è il corno di cervo, questo è un corno di vacca, okay, che potete eventualmente riempire, però se avete il Kong a casa fate lo stesso. Queste sono cose abbastanza stupide che potete fare, immagino, a casa, che gli facciano perdere un po' di tempo. Questo avete capito tutti che cos'è, ovviamente.
Se voi potete, ad esempio, Sono lo quelle cose per cui scusate, facevano sì. la guerra in America, che sono andati a Bravi, ruba, assolutamente esatto. quelli. Ok. Lo potete piegare così, metterci dentro qualcosino, una cosa qualsiasi, e magari nasconderlo in qualche parte della casa, che non è il solito giochino del trova, perché una volta che l'ha trovato deve anche capire come farlo uscire. Se volete complicargli la vita, però dipende dal livello, diciamo, di preparazione del vostro cane, potete in alternativa con dello scotch tappare le estremità, per esempio, cioè metterci le cose dentro, tappare le estremità e farci dei buchi qui, dei buchi con una penna Bic, con un pennarello, insomma, con la forbice, di modo che Giovanni Muccioccio ti spiccia rotolando questo casa, potrà stare. Giovanni Muccioccio ti spiccia casa. Cosa? No. Il difficult level è questo qua? Questo, ma dipende, cioè è difficile più o meno, ok? Dipende, se volete farlo più difficile, però non vi conviene, se non l'avete mai fatto si può chiudere con dello scotch. Anche questo, polenta, tranquilla. Lo chiudete piuttosto che lasciarlo aperto, se il vostro cane non l'ha mai fatto, se non l'ha mai fatto potete inserire cose qui e lasciarlo semplicemente in piedi, così. E il cane sicuramente lo ribalterà, però non sarà sufficiente perché dovrà anche trovare un modo per far uscire le cose. Sono cose molto semplici. La cosa più importante è che il cane vinca sempre perché sennò poi si stufano già più. E questa è la cosa più banale in assoluto. È un stupidissimo paio di scusate, non volevo fare pubblicità varie, però questa scatola nasce già col buco. No, che qui sulla mia pagina, con la pubblicità, abbiamo avuto delle storie pazzesche, quindi ora aspettiamo la Salomon Sì. che ci denunci perché abbiamo fatto vedere il suo marchio. No, Quello che scherzo, era scherzo, semplicemente. assolutamente. Ah, No. ok. Questo mi piaceva questo gioco qua perché sono due giochi in uno, nel senso che se voi mettete le cose dentro senza chiuderlo, non serve scocciarlo, non serve mettere scotch, semplicemente prendete e chiudete così. Il primo gioco potrebbe essere quello di imparare ad aprirlo, perché col naso è sufficiente fare così. Okay? Infatti qua ci sono i denti, vedete i segni dei denti. L'altro gioco è quello di riuscire a trovare un posto per aprirlo, perché se voi questa scatola qui la mettete in mezzo alla stanza scivola. E quindi prima il cane deve capire dove andare, dove spingerla per appoggiarla da qualche parte e per poi riuscire ad aprirla. Okay? Sono un po' giochetti così, a loro piaceranno sicuramente. Infatti c'ho l'assistente qui che mi sta dicendo che vorrebbe tanto. Dopo, Sente che dopo. vuole anche smontarti un pochino. All'assistente, esatto, no, l'assistente sta guardando il finocchio in questo momento. È la cosa meravigliosa di avere un Labrador, questa. sì, beh. Terribili, terribili da questo punto di vista, però sviluppano abilità, eh. Sviluppano, possono anche sviluppare abilità. Adesso mi porterà un gioco per barattarlo con un finocchio, penso. Adesso vediamo. Ha trovato il punto debole, a posto. Beh, ovviamente. Va bene, Ecco. ci siamo, ci siamo. Siamo Allora, stati bravi? siamo stati bravissimi, bravissimi, considerando Ci dice? considerando la timidezza, io ho fatto schifo sicuramente, ma Dai, sì. te hai fatto una figura meravigliosa. No. E a parte quello, io vi ricordo un attimino i recapiti, vi rimetto un attimino in sovrimpressione il sito, così potete fra qualche giorno andare a vedere il nuovo sito, bellissimo, meraviglioso, con tante informazioni, tante possibilità per variare la dieta e anche per chiedere delle consulenze. A questo punto, diciamo, perché ci sono queste cose che le sfruttiamo. Io ringrazio ancora tantissimo la dottoressa Sandri, Nisa, e Grazie a niente. te per l'invito, E io spero di avervi mi ha fatto dato veramente piacere qualche poterti dritta intervistare. interessante. Grazie a te, guarda Un Francesco, mi fa piacere di abbraccio avervi dato e qualche dritta, ci qualche consiglio vediamo utile. domani, sempre alle 16 con una diretta, sperando non ci siano problemi tecnici. E poi nei prossimi giorni, vi anticipo, ci saranno tanti tanti altri ospiti, vi verranno fatti sapere un pochino alla volta, tutte personalità del mondo della cinofilia o persone che comunque a modo loro si occupano, si finiscono nel mondo
dei cani, e avremo il piacere di parlare con loro sempre in diretta. Io ringrazio ancora Misa e ci vediamo domani alle 16. Ci guarderemo le tue dirette, allora. Assolutamente. Assolutamente. E invitate tantissime persone a venire, così Grazie a più ne tutti. siamo e meglio è, più siamo divertenti. Grazie a tutti, Ciao. grazie Francesco.